Perché acquistare? Noleggia. Chiedici come. Soft Technology. Via Piano d'Ardine 48B, Avellino. Telefono 0825 610 435. Doveva essere inaugurato ad agosto, ma per attendere la disponibilità dell'assessore regionale al turismo Matera si è arrivati a questa data. Intanto l'impegnatissimo assessore ha dato comunque buca questa mattina al taglio del nastro dell'ufficio turistico di Ariano. Immancabile invece il presidente del consiglio regionale Rosa D'Amelio ed insieme a lei un ricco parterre di rappresentanti istituzionali locali, a cominciare dai presidenti dell'Umpli regionale, della Camera di Commercio, dell'EPT e naturalmente della provincia, nella doppia veste anche di sindaco di Ariano. L'ufficio turistico, già attivo da agosto nel centralissimo Palazzo degli Uffici, resterà aperto tutto l'anno. Sarà la Proloco in Normanni a gestirlo. Illustrato nel corso del convegno il progetto di incoming turistico di Verde Network, Crociere in Irpinia, 8 itinerari che si sviluppano sui temi della fede, dei castelli, dei mestieri, del vino, delle feste, della storia, dei sapori e della natura. L'obiettivo è quello di creare un sistema turistico locale che metta in rete le istituzioni, gli enti e gli operatori, con l'impegno diretto delle Proloco e delle associazioni che saranno chiamate a gestire i flussi turistici. Ad Ariano già coinvolte decine di aziende dei settori ricettività, ristorazione, artigianato ed agroalimentare, oltre ai numerosi musei. Una vetrina totalmente gratuita. Ariano Irpino è una grande realtà, afferma Rosa D'Amelio, con prodotti di eccellenza che competono con gli altri italiani di altissimo livello, dall'olio alla ceramica, con giovani che si sono cimentati in culture di innovazione e poi c'è la storia e i paesaggi. Sono le sfide che ci possiamo giocare per lo sviluppo turistico, legato ad una enogastronomia di grande qualità. In provincia sorgeranno molti uffici turistici come questo che andranno in rete e dove Ariano sarà luogo di coordinamento. Secondo la D'Amelio non più solo briciole per il turismo delle aree interne. Da gennaio, afferma, si apriranno bandi, turismo religioso, fondo di rotazione. C'è un'attenzione molto forte sulle aree interne. Credo che il turismo della costa si fermi lì dove è oggi. Invece c'è grande richiesta di prodotti di qualità, doc CG, di paesaggi, di ambiente e noi dobbiamo essere in grado di dare risposte adeguate dal punto di vista dell'accoglienza.